E allora, momento dedicato all'ospite di oggi, Francesco Sarcina, delle Vibrazioni con noi, benvenuto! Buon pomeriggio, ciao. Francesco! Ciao, buon pomeriggio a tutti voi! Ciao, ben trovato su Radio Yes! Grazie, è un piacere, un onore! Grazie a te per essere qui con noi. Allora, siamo fortunatamente siamo sempre qui a parlare di lavoro, del vostro lavoro, della vostra musica, concerti, quindi va tutto molto bene. Pronti per questa data di Roma, allora? Sì, finalmente si fa il 26, quindi venerdì 26 novembre, ci saremo all'Atlantico Live. Sì, siamo pronti, quindi poi soprattutto l'ultima data, proprio ultima e definitiva. Quindi dopodiché il riposo? Beh, riposo è una parola grossa, perché insomma ci sono sempre, per fortuna, tante idee. Poi bisogna metterle in pratica, svilupparle e realizzarle, quindi... Anche se si sta fermi in apparenza uno o due anni, in realtà si lavora nel frattempo, quindi sicuramente molte cose si andranno a realizzare. Poi io, per come sono io, poi sicuramente fermo non riesco a stare. No, beh, normale. Poi bisogna sempre scrivere musica nuova, quindi serve del tempo, prendersi i giusti ritmi per preparare materiale nuovo, dai. Assolutamente. Allora, questo concerto, intanto ci puoi anticipare qualcosina? Scalette, brani famosi, quant'altro? È un concerto decisamente energico, vuol dire non che gli altri non lo siano mai stati, però in questo caso, visto che arriviamo insomma con quattro album, il quarto album di inediti più un quinto che è un live, insomma si arriva sicuramente forgiati e con una scaletta molto bella, perché proprio perché unisce veramente tanti grandi successi, quindi si canta, però è molto movimentato, cioè il timing, il beat è molto danzereccio, quindi un concerto molto molto potente, molto potente, molto da ballare, urlare, cantare. No, insomma siamo contenti perché veramente lo show è molto completo. E allora dovremmo venire anche noi. Mi sembra il minimo. Per forza. Poi adesso contate anche su un bel repertorio, quindi potete anche spaziare. Beh, insomma, diciamo che con quarto disco poi insomma ci sono state anche tante belle e buone canzoni che sono insomma venute fuori, quindi devo dire che sì, insomma, da cantare ce n'è. Non c'è, anche da rimanere, c'è anche da rimanere un po' così inebetiti davanti all'estrema psichedelia che ogni tanto tiriamo fuori. Sì. Quello è proprio una nota dolente che fa parte del nostro essere. Allora, io mi ricordo una cosa, no? Questa è bella, cioè, ce la raccontiamo. I famosi tempi, no? di Giulia, che tutti pensavano che eravate solo così smilati, ci fu un concerto, lo possiamo dire, che era all'interno di Radio Rai, sì, qualche anno fa. E io poi lì vi ho conosciuti dal vivo, anzi noi, sì, perché eravamo insieme, a un certo punto sì, avete fatto quello e poi sono partiti dei pezzi energici, come molto dici energici, tu. Allora, molto allora energici. Lo vedi che... Sì, allora... in realtà esatto, poi la smilatezza delle cose in realtà spesso nasconde altre facce, altri b-side, perché se sta dedicato a te comunque era apparentemente smilata, ma in realtà in quello che dice e in quello che è insito in quella canzone è assolutamente forte il messaggio, quindi non sai, d'altronde tutti proprio umanamente ci fermiamo sempre di fronte all'evidenza e non si va mai a fondo, invece bisogna andare proprio a fondo alla sostanza delle cose. Bene. Ma questo è un misunderstanding che ci ha insomma perseguitato. Beh, no, adesso ormai è piuttosto chiaro, ormai dopo. Sì, va bene, ognuno perché le ultime cose vuole, d'altronde, sì, a questo punto arrivati come siamo arrivati in Italia oggi. No, beh, lo so. Ti capiamo. Sono le tempi peggiori che hanno maggior successo e quindi sinceramente non c'è più religione. No, comunque... Senti Francesco, vogliamo ascoltare intanto qualcosa? Dai, beh, volentieri. Che cosa volete sentire? Beh, sicuramente nel concerto non mancherà Va Così. No, assolutamente no. La sentiamo, torniamo, ascoltiamo insieme. E allora torniamo a noi, Va Così, questa è l'ultima creatura, l'ultimo siamo singolo. Siamo in collegamento telefonico con Francesco delle Vibrazioni. Eccoci qui. Allora, adesso vogliamo parlare un pochino di romanzo criminale, facci capire. Perché no? Mai argomento più attuale. Poi a Roma, romanzo criminale, voglio dire. Infatti, allora, romanzo criminale, che dire, sicuramente storia di cronaca, quindi insomma uno spaccato di storia vera romana.
questa serie televisiva su Sky che ha spaccato tutto, perché comunque obiettivamente è fatta veramente bene. Io sì, ho letto sia il libro che visto il film di Placido, ma devo dire che la serie televisiva, che poi è ulteriormente romanzata, arrotondata e colorita da cose non vere, però comunque hanno fatto veramente un lavoro eccezionale, perché i costumi sono belli, la fotografia è esagerata, è curata proprio nei minimissimi particolari, le musiche sono belle, c'è cioè proprio un è lavoro tutto bello, è tutto bello, ragazzi, è una grossa produzione in effetti, e gli attori sono veramente bravi, cioè hanno preso tutti attori comunque non proprio conosciutissimi, ma perfetti, ma per questo infatti devo dire che forse è ancora meglio, no? Perché nessuno si è dovuto nascondere dietro un nome che ha, ma invece ha tirato fuori proprio quello che è. E sono molto contento di averci partecipato, anche perché l'idea nasce da questi ragazzi che si chiamano Futuradio, che insomma è un gruppo, è un team di questi ragazzi che sono dei fan sfegatati innanzitutto, e hanno avuto l'idea di scrivere, no, delle canzoni per ogni singolo personaggio. Sì. E del racconto fondamentalmente, al che hanno cominciato a chiedere, a domandarsi un po' in giro chi potesse cantare queste canzoni, perché l'idea era poi comunque farla cantare un po' dal mondo musicale italiano, ma tutto dal mondo anche quello forse più underground, certo, italiano, certo, da quale poi tutti arrivano dall'underground fondamentalmente. Quindi quando sono arrivati da me, che io insomma non sono più molto underground, no? È molto legato all'underground, perché io lo vivo, cioè se vivo delle cose vivo l'underground, anche se poi mi vedi in giro nei party, quelli d'elite, in realtà la realtà... Però è l'anima è quella, eh? No, la realtà è che io me li faccio tutti, fa. Solo quello d'elite c'è il fotografo che ti mette sui giornali, invece certo, l'underground certo, c'è, ecco. Come no, come no. Però io me li faccio tutti. E quindi insomma, anche questa è stata una bella cosa. Dov'è? È stata una grandissima cosa. Perché appunto mi piaceva l'idea, poi sentito le cose che hanno fatto gli altri gruppi, tra cui appunto c'erano i Martossi Tubi, c'erano Angelini, il Calibro 35, c'erano i come si chiama, il Genio, insomma un sacco, Pierre dei Velvet, insomma tanti degli artisti amici oltretutto. Bene, bene. Tu devi fare il libanese. È libanese, che l'abbiamo visto, da rompighiaccio. Come no? Sì, a me è toccato proprio fare da exploit. Bene, bello, bello. Allora noi sai che facciamo adesso? Ascoltiamo il brano. Perfetto. Torniamo dopo per i saluti. Rimani con noi. Noi siamo grandi fan di questo romanzo criminale. Romanzo criminale. Fai effetto. Bellissimo, bellissimo, caro Paolo. Quindi. Allora, dire, sai che il cofanetto ha venduto più di Lost? Lo so, no, ma il cofanetto fatto della prima bene. Stagione di Romanzo Criminale ha venduto più del cofanetto di Lost. Lo so. Francesco, tu lo segui, immagino, per forza. Vabbè, per forza, io guarda, in realtà vi stupirò, perché io a casa non sono collegato via cavo, cioè io non guardo televisione, mi guardo solo i film, cioè metto il DVD e mi guardo il DVD. Infatti il romanzo l'ho visto, Romanzo Criminale l'ho visto una prima parte, poi sono impazzito, ho scollegato tutto e poi me lo sono visto in DVD, la parte finale. Allora, noi saremo ovviamente presenti per questo concerto, lo ricordiamo, il 26 novembre a Roma, all'Atlantico. All'Atlantico, che è l'ex Palazzo Sarfa. All'Atlantico Live di Roma, il 26 novembre, esattamente. Questo pompatissimo concerto delle vibrazioni. Faremo il tifo per voi, naturalmente. Pompato a non finire. Quindi in bocca al lupo. Crepi il lupo, che dire, grazie ancora di cuore ragazzi. Grazie a te per essere stato con noi. Un applauso a Francesco Sarcina che è stato con noi per le vibrazioni, e noi continuiamo il nostro appuntamento. Grazie Francesco. Ciao. 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 Ciao.